soprattutto se leggo per l'emozione, perché è la mia prima volta. Sono veramente orgogliosa di partecipare a questa assemblea, insieme a tante donne che condividono le mie stesse preoccupazioni e hanno deciso di non subire, ma di reagire e lottare. Mi chiamo Maria e sono arrabbiata, lo dico soprattutto ai giornalisti, sì, con tante R, come il mio malcontento. Vorrei che questa parola scritta con tutte queste R arrivasse ai nostri politici. Oggi è il 2 giugno 2012, festa della Repubblica. Mi dicono che la Repubblica è fondata sul lavoro, come cita la nostra Costituzione. Un lavoro negato a molti di noi. Un lavoro che possiamo perdere da un momento all'altro. Un lavoro che ci porta via, un insieme che ci porta via la dignità di ogni individuo. Il Presidente della Repubblica oggi festeggia appunto la festa della Repubblica Italiana. Vorrei che i giornalisti questa nostra protesta la scrivino così amara, come la stiamo vivendo, come vorrei, scusatemi, ma vorrei sapere che cosa ha da festeggiare. Non abbiamo più lavoro, l'unica grande fabbrica italiana sta lasciando l'Italia e lui lavora. Oh, scusatemi. E lui festeggia, no, è rabbia. Le medie e piccole imprese chiudono la fabbrica, chiudono, e lui che fa? Festeggia. I nostri ragazzi sono sempre più sfiduciati e lui festeggia. I nostri anziani piangono, abbandonati e impauriti, e lui ancora festeggia. I nostri disabili, con le loro famiglie sempre più abbandonate, urlano e chiedono aiuto, e lui festeggia. Le nostre terre tremano e lui festeggia. La nostra Italia sta andando allo scatafascio e lui ancora festeggia. Noi qui non stiamo a festeggiare. Siamo scesi in piazza per urlare la nostra rabbia, per raccogliere le voci di chi, come noi, sta male. Noi chiediamo alle donne, tutte le donne, di unirsi a noi nella lotta per dire basta a queste violenze che ci fanno subire. Sì, perché la mancanza di lavoro nostra e dei nostri mariti è una violenza per tutti noi e per le nostre famiglie. La violenza, credetemi, non è solo quella fisica, ma anche psicologica, ed è molto più pericolosa perché ti uccide l'anima in silenzio e non ti fa sentire sempre più sola. Chi di voi non si sente solo in questo momento? Noi non la vogliamo subire, ma vogliamo tutti insieme combatterla. Ricordatevi che se siamo in tante possiamo farcela. La voce grossa, quella grossa brutta, si fa sentire più di una cucina piccolina. Non dobbiamo avere paura. Più del male che ci stanno facendo, non ci possono più fare. Dobbiamo dare fastidio ai politici. Non possiamo permetterci che loro continuino a vivere tranquillamente nelle loro stanze dorate e manipolare la nostra vita. Intanto ci ricordano quali sono i nostri doveri, ma tutti immancabilmente si dimenticano quali sono i nostri diritti. In primo luogo il diritto di lavorare e di vivere una vita dignitosa, un lavoro vero e non precario. Oggi la metà dei lavoratori è precaria, non ha la sicurezza del domani, non arriva a metà del mese. E pensiamo a un ragazzo che voglia comunque farsi una famiglia. Sempre la nostra cara Costituzione dice: come buoni genitori dovete dare una vita dignitosa ai vostri figli. Ma senza lavoro e senza soldi, guarda che vita dignitosa ci sono da chiesto. Il nostro manifesto equipara Monti a Marchiorre. I vari governi hanno regalato alla Fiat centinaia di milioni di euro, hanno permesso che Marchiorre di distruggere tutto l'apparato industriale, hanno rapinato noi, il popolo, regalando tutto agli azionisti e che la cacchia e banca, lasciando col trasferimento all'estero di un'azienda tutta italiana, costruita dagli italiani, solo una rovina. Oggi a Pomigliano le organizzazioni sindacali e politiche si sono vendute, accettando nei fatti migliaia di licenziamenti, scusate un laggiarice, pensando che dopo tutto migliaia di famiglie si potessero sacrificare. Ma la verità è che non vi è futuro, neppure per quelli che stanno dentro e che erano ancora in farfalla. Noi siamo stanche, lo saremo sempre di più, perché se non lottiamo, caro, cagni niente.
faremo tremare chi ha voluto impoverire il popolo. È per questo che faccio appello a tutti e vogliamo che a questo movimento aderiscano madri, figlie, donne, ma anche tanti uomini di schieramenti politici e sindacali. E scusate, ma volesse dicere, potessero scullare poco una coppa e seggio, diventassero uomini con gli attributi e noi donne glielo dimostreremo. Vogliamo far crescere questo movimento forte, capace di sovvertire lo stato di cose, che riapra una discussione sulla Fiat, sui lavoratori e ci permetta di vivere in modo dignitoso, e lo ripeto, dignitoso, i nostri figli. Cosa significa per il nostro territorio la chiusura della Fiat? Lo sappiamo, migliaia di famiglie sul lastrico. È ovvio che si ricuote su tutti, commercianti che state zitto, imprenditori, operai, tutti perderanno. Per questo noi oggi siamo tutti qui ad urlare il nostro dolore e a rivendicare la necessità di unificare la lotta. È per questo che diciamo insieme, se non è